Vedere un fondale diverso dal solito dalle nostre schedule classiche possono far immaginare che siamo già nella nuova casa? Non ci siamo affatto. Ormai è praticamente itere parlare sempre del futuro o della situazione internettiana quando si parte in diretta, ma ce ne ricorderemo. Sarà un ricordo. Buonasera a tutti, ragazzi. Ah, sono eccitatissimo perché non ho la più pallida idea, al di là dell'ovvia conseguenza di avere una volta tanto le finestre aperte perché c'è molto silenzio fuori e le cicale spero siano tutte a dormire per non essere molto più violenti e volgari nei loro confronti, a parte la certezza che gli insetti mi stiano già divorando vivo tra ragni, zanzare e altre creature della notte, a parte questo, il fatto che non ho altre certezze. Sono perfettamente, completamente blind nei confronti di però ho un piano, cioè stasera voglio giocare con voi Breath of the Wild, voglio viverlo insieme a voi, voglio interagire con voi leggendo la chat quanto vado a farlo nel solito, però forse anche un po' di più. E ho un obiettivo. Ecco, appunto, non ho il percorso per ottenerlo. E questo è il bello. Secondo me non esisteva idea migliore e modo migliore per giocare insieme stasera. Quindi, beh, sarà no spoiler. Cosa si intende per spoiler in un videogioco in cui la trama è così apparentemente, appunto, legata solo alle quest principali dei dungeon, no? Nel senso che se lo spoiler vuole essere di gameplay, di ambientazioni, di dungeon secondari come sono i sacrari, quindi di puzzle, eccetera, sarà tutto spoiler, ovviamente. Giocheremo insieme, cioè non staremo a vedere un menu fermo. Ogni cosa, a seconda di come la si vuole vedere, può essere uno spoiler. Però, tecnicamente, per quanto riguarda la narrativa, i personaggi principali, eccetera, assolutamente no. Sì, lo sto giocando per la prima volta, non è ovviamente una nuova partita, ho fatto un video a riguardo, avevo appunto un salvataggio di numerose ore di gioco, però quello che sto per fare è comunque la prima volta, cioè non è che ho giocato Breath of the Wild e oggi vi faccio vedere una partita preparata come può essere con la Metal Gear Saga, per dire, per quanto anche lì di preparazione ce ne sia poca, qua sono completamente vergine. E questo è il bello, e questo è il bello, sono veramente preso, sono veramente emozionato e si stava già appannando tutto. Si sarà emozionata anche la facecam, che cambierà anch'essa durante il trasferimento. Quindi buonasera a tutti. Esatto, Grovyle. Non ho mai finito nella mia partita, perlomeno, Breath of the Wild. E questo è il bello. Lo sto giocando, è un'esperienza per me estremamente prolissa e estesa. Let's go, let's go. Anime connesse zero perché piano piano si aggiornerà, piano piano si andrà ad attivare. Quindi intanto benvenuti a tutti. E sono le 21 e 31. Esattamente, Killer Gandalf, nome particolare. Avrei giocato allo stupendo capitolo di Il Ritorno del Re su PlayStation 2, spero. Esattamente, qualunque cosa io vado a fare oggi è assolutamente la prima volta che la faccio. Quindi partiamo da questo presupposto. Ci tenevo a farvi vedere il menu. Giocherò con un controller perché sono quel tipo di giocatore. Anche se effettivamente i Joy-Con, il poter stirarsi mentre si gioca o farlo a letto è qualcosa di speciale. Di speciale. Effettivamente è molto complesso decidere se uno può aver bisogno di una Switch o meno perché il tipo di videogioco che ci si va a trovare sopra può essere, a seconda del gusto, eccezionale oppure sgradevole, no? È questione proprio personale, ma a livello di oggettiva libertà è un bel gioiellino. Quindi, insomma, giochiamo. Allora, ci tenevo soltanto a farvi vedere il mio avatar. Ci tenevo, perché è dai tempi di Instagram, di quando non mi fu inviata la Switch, che non ve lo mostrai. Mentre ovviamente il REC è un account fatto apposta per registrare le partite, in maniera specifica per i video, eccetera. Ma allora, il motivo per il quale, cioè, ci sono ragazzi che mi chiedono, mi consigli una Switch? E beh, allora, a priori sì, perché per quello che ha sviluppato nel primo anno e mezzo, o meglio, anche ormai siamo quasi due, insomma, per quello che ha fatto fino ad ora è abbastanza veramente un'ottima console da acquistare, ma dipende dal tuo gusto nei confronti del videogioco e di quello che offre, ok? Non è soltanto roba positiva, ovviamente, ci sono alcune cose da Nintendo, come ovviamente il sistema online, eccetera, ma a livello videoludico è una cosa incomparabile con alcune scelte passate, è veramente eccezionale. Ma giochiamo? Io devo giocare, cioè io devo giocare, devo. Allora, vi spiego il mio piano, vi spiego il mio piano. Partiamo. Sono alla Torre di Colbacco. Bene.
Mamma mia. No, io non ho problemi con la memoria di Switch perché, in puro stile Nintendo anche questo, ho acquistato una memory card esterna. Ho, mi pare, 256 GB, credo che non avrò mai problemi. No, forse la metà, credo la metà. Credo la metà. Allora. Partiamo dal presupposto che io sono in cuffia e ho subito sentito un errore audio. Questa è una cosa dell'Elgato, permettetemi quindi di chiuderlo e riaprirlo. Conosco il mio pollo e voglio che sia perfetto. Siamo in diretta. È naturale che possano succedere queste cose, ma la cosa più importante è sapere come risolverle. Quindi, quit out, cioè quit restart. È un po' come soffiare sulla cartridge, che con un videogioco Nintendo è perfetto, vedete? Ora, non tutti voi magari sentiranno la differenza, ma io in cuffia sì, e sicuramente poi l'audio pulito lo farà viceversa, quindi game capture torna a me il potere. Eccoci qua. Allora, se non sentite nulla è perché effettivamente qui abbiamo il silenzio. Permettetemi di mettermi comodo. Con voi qui adesso ho bisogno di interagire. Beh, la fine di Breath of the Wild la puoi costruire quando vuoi, ma se vogliamo parlare di completismo, sì, mi mancano due colossi. C'è un motivo per il quale me li sto tenendo, eh? C'è un motivo per il quale non li sto completando con fretta, perché è ovvio che si possono andare a fare gli obiettivi quando si vuole. Ho intenzione di tenerli anche per un video futuro. Ma non è la Master Quest, questa è una partita normalissima, come potete notare c'è appunto l'HUD, eccetera. È tutto abbastanza tranquillo. Belle le citazioni di My Body is Ready, vero? Allora, vi ho già fatto il video sul canale principale per parlare dell'estetica e di quello che può essere il mio incantarmi dinanzi alla luce del sole Hyrule, o Irule come doppiato in italiano. Tuttavia, quello, ecco, parlando di Breath of the Wild, a me mi incuriosisce sempre la possibilità. Ho sbagliato, ho premuto il tasto home. Questo è. Ah, è un albero. Un albero su un picco. Viene spontaneo chiedersi se non ci sia uno scrigno sotto. Ecco, Breath of the Wild ti fa fare queste cose. Comunque, vi spiego qual è il mio obiettivo. Il mio obiettivo è, adesso io ho 3, 6, 9, 10 cuori e in teoria dovrei. Oh, che palle questo controller. Di solito gioco con il braccio molto più teso, invece qui sono tutto incastrato e quindi tendo invece a essere un po' più sbilanciato facendomi sbagliare. Allora, ho intenzione quindi di utilizzare i nostri simboli di potere ottenibili dai sacrari per ottenere i 13 cuori. Non li faremo tutti stasera, probabilmente, ma il mio obiettivo è ottenere la Master Sword, che vi farò vedere. La Master Sword è ovviamente una forma di classica icona della serie The Legend of Zelda. In questo caso non è neanche una Master Sword casuale, in realtà. È specificissima. Qui abbiamo un po' di pappa. In teoria, questo pesciolino è estremamente prezioso perché è uno dei migliori cibi per fare Attack Up, ma non voglio che sia un episodio tecnico, né tantomeno io posso essere molto tecnico con Breath of the Wild. Per ora ho anche un setup più estetico che altro. Vi dico questo, esatto, devi averne 13, lo so, appunto, voglio consumarli. Ho quasi completato un set che a me piace tantissimo, che è quello del Barbaro. Ho il busto e l'elmo. Questo ci aumenta l'attacco, che per i combattimenti e le challenge è una cosa molto figa. Quindi, una cosa che voglio fare, sempre in blind, sarà superare uno dei labirinti. Perché se guardate, questa è la mappa. Ho tenuto un'area spenta fino ad ora, mi sono trattenuto dal liberarla sulla mappa, dal renderla visibile per farlo in diretta stasera. Vedremo come. Però il mio obiettivo, guardate, vedete, questa è la mappa di Breath of the Wild. Cioè, gli indicatori sono i sacrari che hai già fatto, non quelli da fare. Chiaro? Quindi è tutto libero e quello che ti porta a incuriosirti è ciò che appare nella topografia, per dire. Qui c'è un labirinto e so che nei labirinti ci sono i pezzi di questo set dei barbari. Quindi sicuramente andrò a mettere una stellina qui, per dire, se nel caso avessimo bisogno di sapere dove si deve andare, no? Ma lo so già. Quindi, allora, per prima cosa c'è un obiettivo, ossia trovare l'ultima torre. Siamo in cima, vedete ragazzi? È tutto bello.
È bello perché io tendo a essere estremamente saturo degli open world. A livello caratteriale, un po' mi dispiace perché era veramente un'opera pazzesca come costruzione, art design, art direction, cura interpretativa ed espressiva dell'ambientazione. Ma a me, Arkham City me la giocai per la storia come opera. L'open world mi stuccò, a differenza di Asylum, che invece era un'open map meravigliosa, no? E invece qui c'è talmente tanto gioco dentro che vedere quelle cime e pensare, ma laggiù, sopra là, c'è qualcosa. È lì che c'è una cosa a forma di cuore. Anche se appunto ora la Depth of Field, insomma, no, non la Depth of Field, la distanza di visualizzazione la sta facendo renderizzare poco perché comunque Switch ha l'hardware che ha, no? Cosa nasconde? Però sicuramente ci interessano questi. I sacrari. Comunque, allora, diamo un'occhiata. Noi siamo dalla direzione opposta alla zona oscura, quindi se io vado a guardare di qua, io... No, 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 è ancora la La mia prima preghiera partita di Nifa. blind. Puoi usarla quando vuoi. Grazie. Grazie mille. Ah. Ok, abbiamo selezionato un sacco di sacrari, vedete? Nel mondo 3D è molto utile fare questi segnaposto, ma non riesco a vedere la torre da qui. E lassù farà un freddo cane. Che dite? Sì, per un tablet ha un hardware bestiale, comunque un po' anziano, ma dedicato e molto 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 specifico, perché dedicato e specifico più o meno sono sinonimi, ma... Michele, resisti. Perché avete messo il tasto home così vicino, cazzo? Allora, che dite? Andiamo all'avventura? Io una voglia matta. Partiamo da questo. Un decollo. Ah, laggiù abbiamo il nido di una fata, che sarebbe da farvi vedere, magari la prossima volta. Vediamo, vediamo come va il destino. Ora voglio liberarci di quella mappa scura. Andiamo. Non so cosa mi aspetta, quindi... Woo! Non ho fatto neanche l'attacco in salto per velocizzarmi un po', ma in teoria dovrebbe funzionare. In questi giorni mi sono molto concentrato su Octopath Traveler, quindi per me è bellissimo tornare qui. In teoria... Dovrei anche riuscire a fare un giochino. Troppo presto! Non ho potuto sfruttare la corrente ascendente! Wow! Questo titolo. Questo titolo. Avrei potuto planare ancora un po'. Sprecando. Ecco, ho un problema. Ho poche frecce. Ho decisamente poche frecce, ho molte bombe però. Ecco, a proposito. Vedete? Se vi piace fare looting, looting, se vi piace fare looting... da brivido. Mi diverto, mi diverto. Allora, credo che questo tipo di Korogu... Ah! Pensavo di dover utilizzare la foglia per fare vento, invece dobbiamo semplicemente coglierci. Sì, avete visto bene. Tre frecce alla volta. E voglio parlarvi di questo dettaglio delle tre frecce alla volta, perché... Ecco. Che ho trovato, sì. Oh, una bella cacchina dorata. Allora, un dettaglio che a me piace da morire. Questi... Sì, lo so, certo, le gelatine possono cambiare a contatto degli elementi. Non solo cambiano a contatto degli elementi, ma sono elementi esse stesse, quindi possono essere anche utilizzate. Una cosa molto, molto, molto carina, che per me
è uno di quei dettagli di game design che sono importanti per un videogioco come questo, perché altrimenti si potrebbe stuccare il giocatore, specialmente il giocatore come me, è che l'arco che lancia tre frecce alla volta ne consuma una. È semplicemente un bonus, ragazzi. È semplicemente un bonus. Hai un arco potente che lancia tre frecce alla volta. In questo modo non devi pensare che ne stai consumando troppe se manchi il bersaglio o che non vuoi utilizzare questo arco perché è troppo dispendioso. Ecco. Dai, quanto è divertente il fatto che esca la carne così. È cartunesco. Tuttavia, per dire, no? Se avessi utilizzato una freccia di fuoco, sarebbe stata già carne cotta. Sono stronzate, ma... Sì, sto facendo il bambino. Ogni tanto ci vuole, specialmente dopo giornate così impegnative. Sapete, no? Trasferimento, yada, yada, yada. Stacchiamo un po' la spina. Allora, tuttavia, se non torno di nuovo nel menu... Oh! Vedete? Che meraviglia. Adesso posso vedere i vostri doni. Quindi grazie, Rejan. Allora, oh... Questa cosa non l'ho mai affrontata e l'ho sempre scrivate. Eccetera, eccetera, eccetera. Non ti esaltare, è così anche su Minecraft. Beh, non ci sarebbe da esaltarsi su Minecraft quando è successo? Sono idee molto intelligenti, sono cose divertenti, sono ottime strutture di gioco. Il potere di Minecraft è stato proprio quello di portare una libertà che anzitempo era assolutamente... Anzi no, una libertà tale anzitempo, solo che ovviamente è uno stile di gameplay, è un prodotto che punta ad altro, ovviamente. Non all'avventura, bensì alla creatività. È una cosa molto, molto diversa. Sono due target non proprio congruenti. Allora, io vorrei scalare... Vediamo un po', io vi leggo intanto, eh? Però voglio provare a scalare senza fare il giro. Forse chiedo troppo, ma... Wow, uno scrigno. Vi voglio far vedere una cosa. Se ci riesco. Ah, non è di metallo. Ok. Ok, ok. Quando ne trovo uno di metallo, vi faccio vedere. Perché praticamente... Ci sono animazioni uniche anche se è capovolto e sei in ginocchio. L'ho vista solo una volta, non l'ho messa nel video che ho fatto sul canale, ma vi garantisco che ho riso. Allora. Cazzo, cazzo, cazzo. Ok, allora io qua non devo essere troppo sciocco perché rischio di non scalare assolutamente nulla. Ah, è vero, avevo preso lo Stasis, non il Calamitron. Però forse non era metallico comunque. Ecco, questa è una cosa che può piacere come non piacere. A me intriga, però brucia gli occhi comunque. Il fatto che queste rocce, vedete, rifrangono la luce esattamente come sarebbe nella realtà. Nonostante lo stile sia cartoon, questa è una cosa che chiunque sia stato in montagna o comunque sotto delle rocce al sole capisce. Però cazzo, brucia tantissimo. Allora. Esatto, per esempio, aprire lo scrigno a piedi nudi, eccetera, no? O a mani nude, appunto, perché... Perché lui dà un pugno se è steso. Allora. Come potete notare, ho tantissima stamina. E questo perché? Perché ho consumato tutti i poteri per la stamina inizialmente. Perché non sapevo che la Master Sword avesse bisogno di cuori. E visto che per me l'obiettivo è sempre non farmi colpire in questi giochi, preferisco sempre le utility. Preferisco i potenziamenti che mi permettano potenzialità nuove piuttosto che resistenza. La resistenza... Non se ne fa niente un giocatore che vuole essere efficiente, per dire, no? Però, effettivamente... Allora... In realtà sta andando tutto fin troppo bene. Questa scalata è molto, molto fluida. Vedete che nella mappa in basso a destra ci sono degli specchi d'acqua? Ehi! Abbiamo un Iga. Guarda che... Guarda che uso l'arco, eh. Non ho neanche equipaggiato un bello scudo. Ah!
Ah, io dovrei riuscire. Ah, io devo farvi. Potrei trovare un guardiano e fare dei ferri. Vabbè, questo è un Iga merdone comunque. Ah, ma proprio. Ok, niente. Grazie, Iga. Regen. La risoluzione. Sarà un ricordo, ve lo prometto. Sto lavorando con tutto me stesso, sto investendo tutto me stesso per superare questo problema. Dove sarà la torre? Questi specchi d'acqua, eccoli là, vedete? C'è qualcosa? Ah, là c'è un Korogu, ma penso di averlo già preso. Quelle ninfee, se ci salti al centro. Vedete, c'è sempre qualcosa. Comunque, là c'erano. Ah, ma siamo ancora molto lontani. Ok. Non facciamoci vedere. Non facciamoci vedere, siamo stealth. Sì, l'ho preso il ricordo qui. Della cucina non ho ancora parlato. Ci prepareremo con la cucina per le prove della Master Sword, che sono tra l'altro un DLC. E lì altro che blind, sono peggio che blind. Infatti sono molto curioso di sapere se è una scelta interessante quello che sto facendo. Ma ci tengo particolarmente in realtà adesso a interagire con voi, perché penso che molti abbiano giocato Breath of the Wild, quindi per loro sia un po' un'esplorazione anche di vedere un ragazzo, un giocatore, che si interfaccia con qualcosa che non conosce. Ah, là abbiamo un sacrario. Beh, potremmo non andare a ignorare i sacrari mentre cerchiamo la torre. Cerchiamo di essere operativi, efficienti in quello che stiamo facendo. La mia intenzione è prendere dei simboli di forza, quindi partecipiamo a queste sfide. La cucina con la luna è la cosa più efficiente da fare, ovviamente, ma solo quando si vuole essere veramente tosti, super hardcore adventurer, no? In realtà ho sentito il contrario, Marco. Se tu mangi prima delle prove della spada, il buff ti rimane. E quello è il trucchetto, ho sentito, per essere efficienti. Ok, accelerazione in volo. E non facciamoci affettare. Che bello, cazzo! Giocare mi diverte. Ma giocare interagendo qui... Vi prego, sappiate che vi guardo, eh. Solo che mi sto rendendo conto che posso guardare la chat meno di quanto pensassi. Perché altrimenti rimango imbambolato e... sta per arrivare una tempesta. Ok, i nostri scudi metallici e l'arma di ferro non aiuterà. Ed ecco qua, la pioggia. E qui, se avete visto il mio primo sguardo, sapete perché devo assolutamente togliere l'alabarda. Abbiamo armi abbastanza fighe qui, eh. Oh, l'arco. Ok. Per dire, no? Vi faccio vedere. Vediamo se riesco a fare la figata, cazzarola. Devo togliere l'arco. Un'arma di cui abbiamo poco interesse. Questa. Ok, questa. Andiamo su un punto alto. Ok. Non farò in tempo. Qua va bene, dai. Ah, l'ho lanciata troppo tardi. Dove sarà? Eccola! Mi fanno impazzire queste stupidaggini.
Sì! Ha! Piano ben riuscito. Questo l'ho fatto nel video del primo sguardo, vi ricordate? L'ho buttata nell'acqua e ho fulminato tutti i pesci. Cazzo, questo è giocare. Poi è ovvio. Ragazzi, se volete che durante la live io vi parli costantemente di tutto ciò che non funziona in Breath of the Wild, dei suoi difetti, di ciò che stucca, di ciò che non va, ci vuol poco. Però, magari un'altra volta. Questa è la prima volta. Per esempio, dai, volete che mi annoio? Vi dico cosa mi annoia? La pioggia annulla il rumore dei movimenti, è molto molto figa, è una figata che accende i fuochi all'interno dell'erba, c'è tra l'altro la luna rossa, tutte cose bellissime, però il fatto che ti impedisca di scalare efficacemente è solo una noia, perché da una parte è realistico, ma è solo un malus che non puoi superare facilmente se non aspettando. E quella è una cosa noiosa, perché puoi aspettare solo in alcuni punti e yada yada yada. Comunque. Questi suoni derivano dalla luna rossa, ma vedete queste particelle di energia? Tra un po' ricomincerà a piovere. Che coincidenza comunque, questa non era affatto una cosa preparata. Così, se si cucina, si ottengono piatti critici. Grazie. A questo punto dovrei assolutamente cucinare comunque. Un bel piatto figo. Peccato che non ho abbastanza di quei pesci. Sacrario di Shaoyo. Ok. Sarei molto curioso di sapere 120 sacrari, i nomi da dove derivano. Queste combinazioni di nomi o comunque di onomatopee, chissà cosa sono. Questa è mia ignoranza linguistica ovviamente. La prima volta ve lo faccio vedere e poi li saltiamo tutti perché è molto... Ecco, questo è un altro problema se vogliamo essere noiosi, ma... Non voglio essere noioso. Per niente. Ok. Ah, ovviamente preparatevi, perché questi sono puzzle. Io potrei tranquillamente incastrarmi e dare l'addio alla serata. Esatto, Federico, sì, assolutamente. Allora. 5 banane lame? Lo farò come consiglio. Oh, che bello, qualcuno che mi consiglia dei piatti. Io che non ho mai controllato le wiki fino ad ora. Sperimento tanto. Quindi, figata, mi diverte da morire. Cazzo, giocare insieme in futuro sarà una cosa veramente bella. Per ora sono sempre con la scopa su per il culo a causa della linea e sono sempre teso. Anche perché so che il contenuto estetico comunque è mediocre, ma... Allora... Non ho visto il titolo? Questo serve a qualcosa? Allora... La sfera deve arrivare... Questa sfera non è neanche metallica. Può essere fermata, però. Ma per quale scopo? Ah! Certo! Oh, certo, forse sto pensando a una cosa estremamente folle. Sarà poco logica la cosa che sto per fare, eh? Molto sciocca, ma quella è una discesa. Quella è una discesa. E intanto... Non credo di poterci... Esatto, però... Allora, io sto per fare una minchiata, eh? Sto per fare una minchiata di quelle veramente cretine. Però... Interessante. Ok, posso fare questo test prima che magari qualcuno in chat cominci a dire fai questo, permettetemi di fare l'imbecille. Ho un'idea. Sarà un'idea sciocca, eh? Ma è un'idea profondamente sincera. Quindi...
Non era abbastanza. Sì! Cazzo, ha funzionato! Sì! Alla grande! Oh, oh, nice! Perfetto! Questo ho visto in un video di quelli che stavo prendendo per fare alcune scene del video sul canale principale, che è una delle benedizioni ti permette di decollare più in alto. Immagino che per prendere quell'oggetto mi serva quella della benedizione. Può essere. Oh, le frecce con... Ah, le frecce che ho lanciato. Fantastico. Ah, quella piattaforma è di legno. Nei sacrari non funziona. Tutto pazzo. Ma come siete smart. Geniale, è vero, è di legno. È di legno. Funzionerà anche quella di bomba? No, perché vale, conta come esplosione nella chimica, eh? Vedete? Breath of the Wild non è realistico, è meccanico. No, aspettate! No, 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 non è... Ho apprezzato il consiglio, ma secondo me non è questo. Sono le corde! Sì! Sì, sono le corde, non è il legno. Esatto. Ah, ma quindi il consiglio di voi ragazzi non era per chi, di qualcuno che conosceva. Era un istinto anche vostro. Che figata. Peccato che non ha funzionato il bruciare il legno. Allora, vi faccio vedere una chicca. Ho sbagliato. Allora. Ok, vediamo se riesco a buttarlo. Ok, state a vedere, eh. Questa è una cosa fantastica. L'ho scoperta per caso. Lo aprirò così. Per me di scoccare frecce più rapidamente. L'hai usato dai guerrieri Rito, che eccellono nel combattimento aereo. Nice. La mia borsa è piena. Oh, volevamo parlare dei difetti di Breath of the Wild. Ma in realtà la borsa la si può ampliare, però è proprio noiosa sta cosa. Quello doppio tiro mi serve per una quest. Danni maggiori, ma è fatto di legno e prende fuoco facilmente. Cazzi, mi tengo quello che ho. Allora. Lo stasis, puoi interromperlo con lo stasis ricliccando sopra l'oggetto bloccato. Interessante, grazie. Comunque, aspettate, non si è aperta. Non abbiamo risolto il sacrario? Dobbiamo... Ah, ma no, ma dai. Possibile che... Che la soluzione sia... Oh, ok. Perfetto. L'arco te lo danno per risolvere l'enigma, esatto, in modo tale che chiunque arrivi potenzialmente senza arco riesca a finirlo. Però c'è da dire che l'arco sta sopra e serve un arco per raggiungere. Ah, anche il boomerang in realtà permette, è vero. Non lo so però. Comunque l'arco sta sopra. Olè. Esatto, è normale, appunto, no, non mi lamentavo degli slot da aumentare come numero e dimensione, bensì del fatto che molto spesso devi fare questa operazione, molto, molto, molto spesso, perché ti riempi subito. Puoi lanciare ogni arma, chapeau, o le bombe come esplosione facendole detonare in volo, assolutamente logico, vedete? Nice. Un emblema del trionfo, grazie. Quanti ne abbiamo? Vediamo un po'. Gracias.
7, perfetto. Quindi tra un po' potremo fare 2 cuori, ce ne mancano 5. Allora. Vediamo un momento, eh. Se riesco a... Ah, mi ha fatto uscire. Perfetto. Volevo provare a lanciare una bomba per vedere come potevamo raggiungerlo a priori, ma questo per la scienza lo faremo in altre situazioni. Adesso noi dobbiamo continuare in quella direzione. Al massimo possiamo andare qui, dove c'è un altro sacrario. Anche perché volendo uno ci si può teletrasportare tranquillamente a questo qua per andare a cercare la torre. Vediamo un po' a proposito di teletrasporto. Ecco. Torre delle origini. Ci sto. Teletrasportiamoci. Allora. 7, 3, 6, 9, 10, 12 cuori. Siamo a cavallo, in realtà. No, la moto non l'ho mai provata, non l'ho neanche presa. Quindi, ci sarà moto, eh? Lo farò, però per ora non voglio utilizzare gli strumenti del DLC perché mi sembrano veramente forti, veramente molto molto forti. Non lo sapevo, errore, grazie. Interessante, carina. Allora, Torre delle Origini, con tra l'altro il colosso laggiù. Che poesia, cazzo. Allora, eccolo là. Ah, ma guarda dove siamo! Origini davvero! E allora prendiamocela comoda. Sì, probabilmente quel legno era fatto apposta per rendere il puzzle obbligatorio da risolvere in quel modo. Può essere, assolutamente. D'altronde è un sacrario, le regole dentro i sacrari sono un po' particolari. Ah, questa fontana, questo castello, questo tempio. Lasciatemi stare, non voglio farvi del male. Ogni tanto ci sono degli scrigni nell'acqua. Guardate che belle le foglie che si spostano. Non voglio farti del male, vai, oh, vai, vai tranquillo. Sì, ho affrontato i Lynel. Non la versione più forte, ma... Cos'è questo coso enorme, molliccio, morbidissimo? Scusate, mi sono incantato. Piccione delle onde. Per la mia collezione. Un bellissimo piccione delle onde. Bello cotto, intendo. È per questo che amo la chat. Ora sono curioso di vedere cosa succederà. Eccolo. Ah, pollame cotto. Grazie. Parlando di cucinare, effettivamente... Ah, qui abbiamo un arco da viandante e un'altra torcia. La torcia la prendo volentieri. Allora, un ragazzo mi ha consigliato 5 bananalame. Provo subito. Grazie. E io finora ho cucinato solo merda.
Ok, va bene, andiamo. Devo studiarmi un libro di cucina, evidentemente. Allora, andiamo al prossimo sacrario. Ah, beh, c'è una cosa che potremmo fare. Parlando di giocare. Ho sbagliato tasto. Yupi! Volete incazzarvi? Anche questo rompe lo scudo. Interessante. Sassorock, eh? Ti faccio vedere io. Ah. Ok, non puoi essere fermato a lungo, vedo. Crediti da film. Stelio Conto mi ha dato... Sì, potevo fermare con il tempo anche il masso. Quel ragazzo mi ha dato un'idea così trash. Ma contemporaneamente, per una sera in cui sono così eccitato, diciamo, così irresistibile che la prossima volta la farò. More like Sassorect. Allora. Oh, guardate un po'. Un tesoro. Ok. Un tesoro e una vedetta. Va bene. Molto bene. Secondo me mi batte così forte il cuore. Allora, Breath of the Wild può anche stancare, ma per piccole partite fatte ogni tanto ti ricarica così tanto l'animo da videogiocatore che è magia pura. Secondo me, da parte di chi, verso chi non ha questo gioco, non lo conosce bene, gli sta venendo una voglia matta. Poi ditemelo in chat se è vero, perché sono curioso. Allora. Oh, grazie Michele, però i cuori extra non mi hanno mai emozionato particolarmente, ma grazie, proverò. Headshot. Vedete, poi questo tipo di gioco, di fare lo stealth, eccetera, è innecessario, perché puoi andare a muso duro e fare la stessa cosa. Ma è divertente. La fa tornare anche chi ha 200 ore. Scusa. Ah sì? Vuoi giocare di strategia? Vi faccio vedere io nell'acqua come si combatte! No, ho detto vi faccio vedere io come si combatte. Oh, fulminato? Si chiama chimica, boy. In realtà fisica, ma... Quel ragazzo, come vedete, è un campione, eh? Un grande. Io mi prendo il mio... carne cotta. Voglio provare a fare una cosa. Ragazzi, voglio provare a fare una cosa. Non mi deve vedere, però. Ti prego, non vedermi.
Dai, su, attira il fulmine. Attira il fulmine, che ci sono i tuoni. Dai. Dai, fallo. Forse qua non ci sono i tuoni, non arrivano. E sono lì, sono lì. Dai. Ti prego. Me lo equipaggio anch'io. Possibile che gli alberi ci stiano proteggendo? Cazzo, gli alberi. Gli alberi, dai. Oh. Siamo protetti. Siamo protetti. Una volta tanto che non voglio essere protetto dai fulmini. E niente. Allora farò la cosa che mi ha consigliato quel ragazzo. Guardo! Kono Maikuda! This is going to my cringe compilation. Perfetto. Nani? Ah, è vero, avrei potuto abbattere gli alberi circostanti. Ok, let's go. I fulmini stanno per finire. Allora, vedete che è noiosa la pioggia. Beh, se non ci perdiamo troppo in queste minchiatelle, la prenderò sicuramente oggi la spada, però. Non è una mia priorità assoluta, è soltanto l'obiettivo. Però, se vogliamo fare un po' più i seri, per me non c'è problema. Vediamo un po'. Ok, ci siamo vicini. Tanto piove, non posso scalare. Io voglio fare determinate cose stasera, quindi in realtà quando finisce la live lo decidiamo principalmente noi. Ida, tu tizio, non mi interessa. Non ho proprio interesse. Quindi, let me be. Ah, ha smesso di piovere, perfetto. Su Monster Hunter World non farò mai nulla in live fino a che non sono trasferito. Perché in Breath of the Wild siamo borderline, ma altrimenti. Follia. Proprio per la mia linea. Ma una volta. Oi, oi, oi. Sono veramente rotto ormai. È fatta. Sono un uomo finito. Ma altrimenti faremo tutto quello che vogliamo. Eccoci qua. Ruyu Tao. Vedete, parlando di noie, no? Ci sono sempre le stesse animazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma. Grazie, Nino. E il Behemoth non l'ho neanche provato. Non lo so, non posso parlarne. Allora. Attraverso i cancelli, Sacrario di Ruyu Tao. Il nome è sempre un consiglio.
qui c'è dell'acqua. Ok. Ah vabbè, per ora... vediamo un po' che succede, per ora mi sembra abbastanza straightforward. Vediamo, eh. Non credo che basti lanciarlo, ovviamente. Fermati, 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 fermati. Ok. Stai buona. Qui abbiamo... attraverso i cancelli. C'è una scala là. Quindi bisogna... mi sa che... Io mi ingegno, ragazzi. Allora, adesso abbiamo risolto una cosa. Scrigno è una stupidaggine. Sono sicuro di aver fottuto il sistema, ma è questo il bello. Perfetto. Cioè, il bello di questo titolo è proprio che i puzzle sono legati a un sistema talmente aperto che ti permette di essere ingegnoso, di essere un essere umano, un Homo sapiens. La serratura sta dall'altra parte, va bene? Però a me questo... esattamente... a che minchia serve? Questa cosa non ci può buttare oltre il... No, fa una stupidaggine. Sì, no, vi ho letto che è tutto legato al cristallo. Proviamo a colpirlo, vediamo che succede. Ah, ma addirittura! Che figata! Ok. Va benissimo. Vola. Un bel calcetto. Oh, bello! Una spada a doppio filo usata dal popolo di Rito. La sua leggerezza consente di combattere con grande rapidità anche in volo. Figata. Ma la mia borsa è piena, ma stavolta... Questa la voglio. Questa mi piace molto. Quindi una delle torce...
Perfetto. È poco potente, ma è divertente. Quindi abbiamo lo scrigno, abbiamo questo. A questo punto direi che se noi ci mettiamo tipo bloccati qui, ok. Ah, sono solo due forme. Non gira a 360 gradi, ok. Quindi tecnicamente io mi devo buttare qui. Non esattamente, Mike. Questo, ah, questo è un percorso per raggiungere lo scrigno. Aspettate, dov'è l'obiettivo? Ah, è questo! Allora basta far qui. Ok, ok, no, vabbè. Me la immaginavo un po' più complessa, ma abbiamo già risolto. Forse ho detto una cazzata. Ho detto una cazzata. Pensavo che si girasse dall'altra parte, che pirla. Ok, 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 ok. Torniamo un attimo. A quest'ora lui si gira. Lui si gira. Ah! Sì. Fatemi fare una valutazione tridimensionale. È una stupidaggine questa, veramente, ma... Cioè, lui adesso si gira così. In senso orario. Quindi, per poter... Non c'è uno scalino per salirci. Devo arrivarci... Dall'alto... E... Questa freccia però... Mappa 3D, esatto, esatto. Devo dire... Sapete cosa a me mi preoccupa più di tutto in realtà? Il numero delle frecce. Altrimenti ne avrei già lanciate 1000. Per dire, no? Se io mi metto qui, cadrò a destra. Ok, e se invece io sono... Attenzione, diventa un percorso diretto all'obiettivo. E allora... Ok, 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 ok. Attenzione. Posso provare a fare una minchia? No, forse è la soluzione. Credo che sia la soluzione. Ok, adoro. A posto. Ah, giusto, Mordecai. Cazzo, usa le bombe per non sprecare frecce. Chapeau. Mike, un po' di elasticità mentale. Ok, ora abbiamo 12 cuori. Per fortuna che la linea sta reggendo, nonostante tutto. Ok. Sì, sono vecchio, sono rotto. Allora. Mi sto osservando durante i caricamenti. Ok. Detto questo, a questo punto andiamo qua. Vediamo dov'è sta torre. Giusto, Tears. Stupendo. Meraviglioso. Allora, Shigito. Sì, ma siamo... Ah, ho capito dove siamo.
Qui è un po' tosta vedere dov'è la torre. Una stella cadente! Vedete perché è bello fare le live? Cazzo, una stella cadente! Ok. Ma che mappa è questa? Che figata! Oh, salve! Salve! Nice! Ok, è un bel ricordo. Sarà un gran bel ricordo questa live, questa serata. Ok, ho capito la sfida di questa torre. La sfida di questa torre è la stamina. Scusate. Allora. La stella cadente la prendiamo, ma dopo la torre. Ma c'è il cibo, eh. C'è il cibo da cucinare per la stamina. Quello è un ottimo strumento. Ah, per un pelo volevo fare. Oh cazzo. Perdonatemi. Oh, wow! Questo cos'è, un mimic? Incazzatissimo! Che succede? Che succede? Dai, Link, forza! Un po' di sforzo! Che gliela fai! Che figata, i mimic, non avevo mai incontrato uno! Il ragdoll di Breath of the Wild a volte è un'inculata! Dovremmo riuscire a farcela! No! Ok! Oh! Ah, che male. Però. Devo colpire il bersaglio giusto. Allora, vi ricordate in... Per caso quello è un luogo dove fare il furbetto? Sì, ok. Ah, non proprio! Vi ricordate in Ocarina of Time, quando si cadeva da altitudini tremende, tipo, faceva... Ricaricati la stamina, Link. Cammina in diagonale, pensa di essere su Skyrim. Niente, eh. Via. Dobbiamo andare in alto. Ah, c'è anche il musicista con la fisarmonica. E questo... Questo può essere utilizzato
incredibile che... Non ci credo. Che spettacolo. Ok, ascensore. Molto figo. Non mi tradire, Link. Che ci passi. Non farmi late box stronze. Grande! Grande, 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 grande. Ok. Eccolo là! Ok. Allora. Ho cibo per la stamina? Poco e nulla. Poco e nulla. La vedo veramente nera. La vedo veramente nera. Cazzo. Forse non conviene partire da qui. Proviamo a... Oh! Ah, non è, no, non è una pentola. Ce la faccio? Ce la faccio? Ce l'ho al completo la scalata. Mi fido, eh? Ok, ok. Vado allora. Volevo provare da lassù, ma... Vado, eh? Ah, minchia! Ok, a posto. Avevo completamente frainteso la caduta. A posto, perdonatemi, bravi, che occhio ragazzi. Torre Gerudo. No, ma senza neanche un pensiero. Posso anche consumare la stamina, non c'è problema. Avevo miscalcolato completamente. Fus Roda! Che bello che sei. Eccomi. Non adesso, grazie. Preferisco far sentire un'altra melodia più leggendaria ancora. Quella... che tutti i fan ricorderanno. Ok. In diretta blind run completiamo la mappa. Beh, una topografia. Tutte le mappe sono state aggiunte. Che figata. Ok. Ora. In realtà ho completamente perso qualunque punto di riferimento nei confronti di dove doveva essere la stella cadente. Che tra l'altro mi è stato detto, con grande preoccupazione per i completisti, che scompariva dopo un po' di tempo. E quindi ho fatto il pirla. Bene così. Qui abbiamo... Cavolo, se siamo alti qua. Ok, ascolto la canzone, dai. Prima di andare via la ascoltiamo. Oh! Ah, eccolo, il sacrario. C'è il sacrario laggiù.
Carino. Ah, bellissimo. Solo che non posso bivaccare qui. Non ho il legno. Ah no, in realtà il legno ce l'ho. Quando da nord-ovest. Quando la luce da nord-ovest splende all'ombra della torre, una freccia il cielo fende. Luce da nord-ovest splende. Eh sì, no, esatto. Questo come risolverlo è evidente. Stavo pensando. Non avevo ben idea di dove fosse il nord adesso, rispetto a dove sono io, quindi. Se questo è il nord. Vabbè, ok, vabbè, è ovvio. Ok. Quindi io posso. Non ci credo che non ho del legno. Eccolo qua. Ok. Allora. Infatti che pirla, ho anche sprecato la. Perfetto. Ho anche la bacchetta, sì. Solo che qua si perde tempo. Dovrei calcolare le ore e poi tornare qui. Ora il sole è allo zenith. Oh, vedo che. Intanto qua purtroppo il cellulare mi è morto. Controllo cosa mi hanno scritto i moderatori attraverso il PC. Ah sì, appunto, mi hanno consigliato della spada di fuoco. Dai, su, torre, torre. Forza, forza. Devo lanciare una freccia quando l'ombra è giusta, no? Ho preso l'arco apposta. Mi state dicendo attento all'indovinello, no? Ti sei dimenticato una parte. Non è così? Vediamo. Ah, lo rileggo. Quando la luce da nord-ovest splende, all'ombra della torre una freccia il fero. All'ombra! All'ombra della torre! Perfetto! Ok. Che spettacolo! Sentite la musica come cambia? Come sfruttare un mondo vivo, no? Guardate. Cioè, secondo me è un momento magico. Quando appare l'ombra qui, io mi emoziono. No, le nuvole no, eh. Le nuvole no che mi confondono, cazzo. Guardate, guardate. Sta per arrivare. Eccolo. Oh, si è acceso. Ok. Il cielo fende. Che serata. Capite come si fa un videogioco? Di questo stile, perché, cioè, è del tutto possibile che non piaccia un tipo di gameplay come questo. Sicuramente non stuccare in breve termine, ma può proprio non piacere. Il gusto è fondamentale in queste cose, non per dare magari un giudizio appunto critico, ma per
per selezionare il proprio divertimento. To be honest, no? Hai bisogno di un certo IQ per superare questi enigmi? In teoria qua non ci sono puzzle, perché il puzzle è trovarlo. Ah no, invece sì, cazzo. E ne abbiamo per tutti i gusti, eh? Ne abbiamo per tutti i gusti. Si mangia allora. Prova di forza intermedia? È grazie a voi che la supererò. Bravo toro. Set del barbaro. E si va al min-maxing perché sono comunque sempre Sabaku. Allora. Arco silvano con 3. Frecce di luce. E ti rompo il culo. Hai ragione, Sjord. Ok, allora. Ehi là, salve! Che vogliamo fare, eh? Sono pronto. Oh, bravo! Ah, è a due mani l'arma! Forza, forza! Ah, pirla! Grave errore, boy! Sta a vedere che ti faccio adesso! Muta, 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 muta! Ne è valsa la pena! Ne è valsa la pena! Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciami andare! Ne è valsa la pena! Ne è valsa... Ah, non tanto la medizione o la benedizione. Adoro. È vero, nell'attacco in salto dovevo fare... Avete ragione. Grazie. Ah, oh, no, 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 no. Mi spiace, ma per le armi ancestrali c'è sempre tutto lo spazio. C'è sempre tutto lo spazio per le armi ancestrali. Quindi, bro... Sorry, but not sorry. Bella l'arma dei rito, eh? Ciao. È che la lancia è figa. Ok, ok. Ci siamo baffati, siamo fighi, ci divertiamo. Alla grande. Guardate che bella queste armi che sono spente in quanto tecnologiche, no? Si attivano solo al momento opportuno. Che spettacolo. Ok, torniamo... con il flavor utile. No. E andiamo. Grazie Tezca, benvenuto. Oh, la volevo tantissimo un'arma di ghiaccio qui. Mi mancava un'arma elementale del ghiaccio. Ok, adesso ne abbiamo 9. La quest per la Master Sword prosegue. La torcia è utile, la torcia è utilissima per me, ma è situazionale. Mi è stata utile all'interno del bosco nebbioso e altre cose.
Is this Irithyll? Allora, adesso io devo, in teoria, tornare su qua e andiamo agli altri sacrari. A questo punto cerchiamo di essere operativi perché sono già le 11. Dobbiamo essere precisi. Andiamo. Sì, no, la macchina fotografica ce l'ho, è bello, si possono fare anche i selfie. La macchina fotografica è molto simpatica. Eccola qui. Vedete? Si può anche fare l'autoritratto. Comunque. Vediamo, io qua ho selezionato una... Ma salve! Sbaglio? O tu sei quello che screenavano le persone per dire che mi assomigliava? Allora. Ah no, questo è un sacrario che ho fatto. Perché è arancione? Non è qua che devo andare. Io devo dirigermi più verso qua. No, esatto, lo so che ci perdiamo la serata con il volo. No, no, con il volo alla fine. Praticamente c'è questo NPC molto simpatico che ti chiede di fare dei voli quanto più lunghi possibili. Ah, se è arancione lo devi fare? Ok. Se è arancione lo devi fare. Ottimo. Vuol dire che l'ho scoperto ma non l'ho completato e non mi era mai successo prima. Quindi per me era completamente nuovo, perché di solito quando li scopro li faccio. Grazie ragazzi, si scopre sempre qualcosa di nuovo. Allora, poi ci torniamo. Fa freddo! Fa freddo! Spada di fuoco! Spada di fuoco! Attenzione! Ah! Si sta molto meglio. Detto ciò, però... Ah, non basta, eh? E allora ci mettiamo anche... Ok. Doppio... equipaggiamento antigelo. Allora... Eccola! Ce n'è uno. Andiamo. Sì, è fantastico, avete ragione, non l'ho detto ad alta voce. Con la macchina fotografica, nel caso si fotografi un animale, un frutto, un'arma, si possono poi andare a cercare nel mondo con un radar. È fantastico, al posto di avere mille indicatori, ti fanno scegliere di cosa hai bisogno e scoprire un modo per ottenerlo. È veramente, veramente splendido. Comunque, qui fa un freddo boia. Quella è un'alce. Creature che non ho mai visto. Cos'è quel... pipistrelli sono? Un mago? Allora. Ci mancano tre sacrari. Forse era un'altra alce. Quanta fauna. Sì, era un... Ah no, un'iga. No, non mi va. Iga, ho già combattuto, ho fatto vedere la figaggine. Tu vattene. Wow! Wow! Oh, wow! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Porca miseria! Oh, non è il caso! Ok. Ti fa anche freddo così. Sto perdendo il drago così. Lasciatemi lavorare. Iga, smettila, Iga. Dammi le tue potentissime banane e via. Posso? Wow.
Che meraviglia. Purtroppo non potevo salirci in groppa da qui, né in qualche modo sfruttare i minerali che porta sul grembo. Sul grembo, sulla schiena. Non ci sarebbero mai arrivate le frecce al drago. No, non è il primo drago che vedo, assolutamente. Però non li ho quasi mai sfruttati. Ho fatto degli esperimenti, ho provato a salirci sopra, ci sono riuscito, però sono, non, cioè, sono scivolosi, ti fanno un male boia. Potevi fotografarlo per ritrovarlo, chapeau. È vero, ho provato ma ho pensato che fosse troppo lontano. Allora, cosa abbiamo qui? Fermare il vento. Ah, schiena, artigli, denti. Quindi vabbè, multiple hitbox. Comunque. Allora, immagino che l'incipit sia lanciare la pallina. Con questo inizierà il puzzle. Scusate, mi sembra un po' una cazzata sto. Stai ferma qua. Stai ferma qua che il vento non dovrebbe darti fastidio. Ferma, ho detto, ferma. Stavolta rimane ferma? Che cazzo? Dov'è finita? Alla faccia della potenza esplosiva! Sono abbastanza dubbioso su quello che dovrebbe essere questo puzzle. A parte forse... A parte forse il discorso... No, non mi devi fermare il protagonista! Bastardo! Bastardo! All'Aldo, Johnny e Giacomo questa era. Se non mi fermava il personaggio... A me piace sempre provare le situazioni alternative, eh? La domanda è, se io faccio la stasi... Secondo me ci va comunque. Ah, il potenziale. Vabbè. Certo, non ho preso lo scrigno, ma... Per stasera, visto che abbiamo fretta. Easy. Sì, no, ma la stasi sul ponte era troppo banale, perdonatemi, a volte mi piace proprio giocare. Il bello è questo. Ce ne mancano due e la missione sarà compiuta. Figata. Non ho usato lo shield skate. È vero. È vero.
Allora, detto ciò, abbiamo questo che... Wow, guarda dov'è? Posto strambino. Ah, e poi c'è... Torniamo sulla torre. Eh sì, c'erano i cubi d'acciaio, di ferro che avrebbero permesso di creare un percorso del vento. E invece... Non lo so, Forclose. In questo periodo proprio queste cose non le controllo. Già di mio di carattere tendo a non farlo. Mea culpa, ma in questo periodo è folle per me pensarci. Ma lo farò, è promesso. Poi aggiungerò i bits e cose varie, ma per ora per me sono arabo completo. Tuttavia... Eccola, giù l'obiettivo. Che meraviglia. No, Terrinzio, purtroppo no, ne ho seguito alcuni approfondimenti. Ma non ho giocato di Persona Celeste. Allora. Bravi, bravi non morti. Smettetela. Momento di una fuga! Vedete? Vantaggi e svantaggi di Breath of the Wild. Combattere tendo a non volerlo quasi mai fare perché non ci sono vantaggi abbastanza specifici a seconda del mostro. Cioè, alcune cose ucciderle mi fa molto comodo, altre no, e quindi a causa di come funziona il combattimento, meh. Però contemporaneamente quando... No! È il momento peggiore per la pioggia. Ah, è finita, ok. Siamo usciti dalla nuvola. Quella è decisamente un'antica macchia. Vedo che i sacrari ce li tirano addosso, eh? Ma quella è... Ah, no, non è lava, infatti, è un sacrario. Qualche scrigno subacqueo. Un Korogu! Un Korogu in mezzo... Immagino... Non è acqua gelida, vero? Oppla! Alla grande. Ciao ciao. Rispetto all'inizio della live in cui facevamo mille cose diverse, ora ci stiamo un po' concentrando sui sacrari, ma era l'obiettivo, quindi sono troppo contento della varietà che abbiamo avuto comunque. Facci picchia. Lo sapevo. Peccato per la profondità di visuale, ma... No, grazie. Non ho neanche abbastanza frecce per volerle sparare più velocemente di così. La macchina volante ci si può arrivare, ma non è solida perché è una cosa di trama, quindi non puoi interagirci purtroppo. Questo posto? Oh, sento odore di trama, dovrò stare attento. Allontaniamoci.
Oh. Wow. Wow. Calma, stai calmo. Che meraviglia. Ok. Che spettacolo. Sono nel loro territorio. Wow. Vorrei farvi notare quello che ho appena fatto, comunque. Questa è roba da campione. Oh, questa cosa mi ha ricordato tantissimo Zelda in generale. Cioè, ma la musica che mi ha fatto praticamente l'accompagnamento per la scalata. E poi, segreto! Vedete che cos'è Breath of the Wild? Breath of the Wild, cazzo! Te lo togli il respiro, altro che... Non resisto. Scusa, Korogu, ma non ho resistito, sono uno stronzo. Sì, le bombe per le rocce è sacro anche quello. Ma questa musica... E questo frame rate? Sopravvalutato. Dipende. Allora. Che nostalgia queste note comunque. Nah, Blake, non esagerare. Ha una delle soundtrack più iconiche e belle, ma l'articolo determinativo non va bene. Kivel? No, è molto, molto semplice, è simpatico, ma si ferma al minimo indispensabile. Vedo che questi sacrari sono legati al vento. Questo sarà tosto. Secondo me non dovevo fare questo. Sto per fare un madornale errore, direbbe il protagonista di... Via! Wow, Mike! Cazzo, Mike, grande! Mamma mia. Ok, No, a me mi va bene tutto, ma è che non so cosa devo fare. Mi sfugge proprio. Devo farli. Ah, immagino che io debba. Farli illuminare tutti. Devono ruotare tutti, lo sapevo. Ok. Va bene. Devono ruotare tutti. D'accordo. Sono... Dovrei... Questa è una cosa per la quale servirebbe un pezzo di carta.
Questo deve rimanere così com'è. Quanto ti fotto. No? Il mio gesto dell'ombrello è andato fuori luogo. Cazzo! Cazzo! Mi ha fregato tantissimo. Allora. Cazzo. Lo stasis non può funzionare. Lo stasis non può funzionare perché la porta. Cioè, lo stasis lo ferma, semmai. Cioè, lo stasis peggiora le cose. Perché. No, non può funzionare. No, l'unica cosa. No. No, 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 no. Allora. Mappa 3D! Mappa 3D, boys! Yep! Dammi your sweet Triumph Spear, come cavolo la chiami? Ah, questo è il potere della mappa 3D, ragazzi! Oh, yeah! Quanto è bello sto gioco. Oh, che male. Sono rotto, ragazzi. Le temperature qui senza condizionamento, senza aria, senza nulla. Poi ovviamente io sono miope e quindi io
il mio corpo umano che suda mi porta a perdere anche la possibilità di vederci in maniera decente. Allora, scappiamo dalla trama. La libellula, ragazzi. Bellissima. Sì, computer accesi che fanno caldo, ovviamente. I monitor magari no, ma il computer tira fuori un calore. Ok, allora a questo punto andiamo qua, quello che dobbiamo completare. Sì, no, purtroppo volendo fare un pochino i lamentoni fuori luogo non mi va, ma il caldo uccide la produttività, per quanto io stia qui si sta fisicamente molto male a volte. Comunque, senza cominciare un flusso di coscienza sulla lagna del caldo. Budo, durante la pioggia non posso giocare con te, quindi... Ma dove minchia è sotto? Come sono... Non hanno il teleportativo, ho provato. Ho provato a cliccare, magari mi sono sbagliato io, eh. Però ho provato. Benvenuto, grazie di cuore. Eccolo là. Kiwazatas. Vediamo. Vi state divertendo? Anche se stiamo facendo un po' più tardi. Vi piace? A me da morire. Sono veramente contento perché sta riuscendo fuori una bella serata. Sta uscendo fuori una bella serata. Allora. Due sfere... verso il cielo. Forza. Blind run totale, ragazzi. È già finito? Ne ho già uno, ne ho già due. Poi scusate, no? A me questa cosa non serve più. Quindi posso...
Ah no, devono essere entrambe attive. Ah, questo non serve a nulla. Ok. Vabbè. Forse mi sfugge un segreto però. Lo so. Grazie della musichetta, mi fa sempre piacere sentirla. Ok, give me your sweet power. Perché sto usando l'inglese a caso? Perché Mike? Troppe community internazionali. Purtroppo non seguo World of Warcraft. Credo che il motivo per il quale non l'ho seguito negli ultimi 10 anni sia abbastanza evidente. Ma non lo seguo. Per ora, poi studierò qualcosa. Greshushville, grazie. Lo so, Gabriele, non è periodo facile. Mi piacerebbe farlo quanto più presto possibile, davvero tanto. Davvero tanto. Ma sai, i video tutorial non sono giochi, sono cose che prendo molto sul serio, quindi... Comunque, adesso, in teoria, dovrei... Vediamo se ricordo... C'era un posto bellissimo. A parte il villaggio di... Il villaggio e il tempio. C'era un posto bellissimo. Forse era qua? No. Mi piacerebbe... Forse era a nord-ovest. Eccolo, era qua. Così facciamo anche un bel déjà vu. Un bel déjà vu del video sul canale principale. Che vi invito ovviamente a vedere con tutto il cuore. Ok. No, non mi manca una sfera del trionfo. Ho 10 cuori, no? 3, 6, 9, 10. Yes. Siamo a cavallo. Allora. Del progetto Star Citizen parlerò quando ho studiato un po'. Non parlo per dare aria alla bocca, quindi per quanto vi possa dire cose sensate o intelligenti, non mi basta. Conoscendo YouTube Italia penseranno: a chi si stava riferendo? C'è qualcuno che parla per dare aria alla bocca? Flame dissing. Allora. Desidero il portacuore. Sì. Studierò qualcosa, Gard. Non conosco Twitch in questo caso, in questo mondo. Chiederò a qualcuno. Sicuramente sarebbe piacevole. Grazie. Certo che lo voglio. Oh sì, gabinetto, sì. Che bella sta cosa. Perfetto. Ma non è finita. Perché prima di andare a prendere la spada, io voglio... finire il mio set da barbaro per darvi una serata perfetta. C'è un odore qui del mio corpo umano in decomposizione che ha tutto quello che si può descrivere al riguardo, minchia fiabesco. Grazie Riccardo, grazie di cuore. Cappuccini spero freschi. È un po' una cosa strana. Allora.
Ho 13 cuori, sì, dovrei aver finito. Però fa un freddo boia. Quindi quanto è kitsch questo scudo. Ok. A questo punto andiamo a nord-est. Non mi è possibile probabilmente installare l'aria condizionata in casa nuova. Non facilmente. Perché non è casa mia. E oltre al fatto che spendere budget esagerati per qualcosa che poi lasci agli altri non è esattamente una buona idea, quando tra l'altro quel budget non è un extra, ma è ciò su cui campi. Tra l'altro, purtroppo, per trovare la fibra ho affittato un luogo che è all'interno di un centro storico, quindi a me non mi interessa tanto la location, però costa molto. Quello è un malus grave. Oh, oh, oh! Via, 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 via. Eh? Questo cos'è? Una cosa nuova. Che cosa sto facendo, Mike? No, fermo! È un ghiaccino. Perché me lo dava azzurro? L'ho già fotografato? Ok. State buoni. Non mi hanno visto. Sono invisibile. Beh, non puoi portarti via condizionatori a muro che hai fatto installare facendo lavori in casa. No, esatto, foreclose. Mi comprerò un portatore. Adesso mi porterò un ventilatorino che ho qui, che però sposta l'aria, quindi fa poco. E per quanto sia bello e tecnologicamente avanzato, è comunque quello che fa è quello. E poi andrò direttamente ad acquistare un condizionatore portatile. Però è molto diverso. Allora, usa lo stasi su un goblin a cavallo e aspetta. Ah, fico. Posso immaginare? Allora. Qui ci sono. Stiamo perfetto a cavallo. In teoria, io qua farò il furbetto, perché davanti a noi abbiamo una scelta. Di abilità quanto di acume, perché l'abilità del personaggio non nostra, ossia quanta stamina ha e quanto ci abbiamo preparato, perché dopo tutto il labirinto, come ho fatto vedere nel video sul canale principale, si può superare con la furbizia in questo caso e non con la pazienza e la mappa mentale. Funzionato! Ripiegare! Ok. Volevo lanciare una freccia vicino, infatti, come buttare un caricatore. Ah. Tra l'altro, cosa vedo qua? I miei occhi da elfo, perfetto, da iruliano. Non lo vedo. Eccolo il labirinto. Porca miseria. Ok. Andiamo. Vedo cose che sbrilluccicano, tra l'altro. Saranno dei funghetti viola. Allora. Cosa abbiamo qui da fare?
Il sacrario è là al centro. Pietre preziose. Aia. Ah, che stronzi. Lo sanno, eh? Sanno che ci proviamo. Un diamante, però è prezioso. Non lo metto in dubbio, ma... Qui non può funzionare. Dovremmo farcela a calcolo mentale. Allora, il nostro obiettivo è... entrare là dentro. Dov'è l'occhio per spegnere sta merda qua? È quello là. Ciao, stronzo. Quindi a questo punto dov'è l'entrata? L'entrata la dobbiamo cercare. Vedo tutto chiuso qua. Qui niente. Stiamo girando intorno. Ottimo. Se non è in alto, può essere... Quella è un'apertura in alto. Che ci fa un'apertura sul soffitto? Che per caso... Diamo molto bene un'occhiata e pensiamo a cosa può esserci ai lati esterni, perché ai lati esterni potrebbe esserci una risposta, eh? No, 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 no. E allora state a vedere, ho un'idea. Perché... Forse quella forma di melma oscura proteggeva i tesori, non la soluzione.
molto probabile che sia una trappola. Bisogna sopravvivere al labirinto e il labirinto si apre con questo portale. Vedete la mappa? Quindi in realtà non dobbiamo fare i furbi qui, ma si può fare comunque, perché se io vado in fondo... Là c'è uno scrigno. Ah! Ah, che bastardi! C'è un'apertura sotto. Questo è un gioco mentale pazzesco, questo dungeon. Matti! Oh, buoni, eh! Guardali. Stavolta non so se ce la faremo. Come dite nei commenti, questo labirinto penso che sia stato costruito per... No! Meglio usare questo per non ammazzarci. Perfetto. E allora proviamo ad andare in fondo e vediamo cosa c'è. Forse solo uno scrigno. Esatto. Grazie. Questa è un'apertura interna, è già qualcosa. Un primo passo. Questo significa che in questa strada io potrei trovare il percorso. Ci siamo vicinissimi. Ma non è quello giusto. Adoro. Ah! Ti ho trovato! Oh oh oh! Cosa non vedono i miei occhi da videogiocatore? Maledetti, lasciatemi stare! Niente, ok. Grazie mille. Abbiamo vinto? Olè. Nice, Mike. Vedete? La soddisfazione che dà questo titolo è tanta, perché comunque te la cavi su te stesso. Hey, listen! Hey! Watch out! Listen! Per fortuna che qua puoi cucinarle. Poi non è vero, eh. Ho tutti e due DLC, sì. Grazie, Mordecai. Look! Hey!
Non rompermi anche tu. E ora, per finire la live... Oh! Adoro i piani ben riusciti. Questa è una live che chiamerò Best Pureia Hyrule. Bam! Super bonus dall'attacco. Set completo, io adoro i set completi. Il premio poteva anche essere solo questo, non mi interessa del potere. Sì, diciamo che l'idratazione è qualcosa che devo stare molto attento a regolare, perché non è assolutamente tale la mia. Ok. Mordecai, non farmi questo. Lo so. Hai ragione. Però. Ehi, siamo alle... Abbiamo ancora un quarto d'ora se voglio finire a mezzanotte. Non ho perso un fotogramma. Allora. Vediamo un po', non credo di avere i materiali, però qualcosa avrò. Tra l'altro, per fortuna i caricamenti sono veloci. Oh, cavolo, è vero, le pubblicità. Qui era dove abbiamo cominciato, no? Qui non è dove abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato... Qui. Allora. Sono abbastanza cotto comunque. Sono felice di tutto quello che abbiamo fatto, ma ora comincio a sentire. Ma è tutta colpa del fatto che qui non sono preparato, che sarà sempre più un bordello nelle prossime settimane. E che fa una temperatura che è non corretta per la nostra specie. Mettiamola così. Eccola là. Preparatevi a vedere un'unica bellezza. Oh! Fate da rapire. Grazie, Chushwill. Hey, listen to this. To this, molto maccheronico. Ok. Ma salve. Allora. Ok. Mica è colpa mia, non so neanche dove sono. Mi sa che li ho già utilizzati per cucinare per esperimento di quelli che avevo ucciso. E vabbè. È andata così. Next time. Abbiamo già avuto nella live un combattimento teso, quindi non andrò a cercare un Linel, ma la prossima volta, a seconda di quello che sono le sfide, vedremo quanto durano, se ci riusciamo, se non ci riusciamo. Voglio farle in blind, perché fa parte dell'avventura, secondo me. Ah, poi respawnano, quindi a posto. Allora. Ragazzi, sono in blind, ma anche emozionato perché adesso dovrebbe funzionare. Il framerate non funziona molto, ma dovrebbe funzionare.
Tra l'altro, un appassionato di The Legend of Zelda qua in Claude, perché questo è letteralmente l'albero Deku. Quello vero, quello vero. La prossima live la voglio fare lunedì. Così venerdì avremo già fatto un bel sondaggio su quale challenge fare in Dark Souls. Ne parliamo su Telegram, Twitter, eccetera. Ok. Ah, giusto. Mettiamoci... No, no, è per lo stile. Hanno ragione i ragazzi. Ci mettiamo... il set... Ecco qua. Cazzo, che figata. Dai, 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 dai. Per un pelo. Per un pelo. Un giorno il tuo padrone tornerà da te. Attendi pazientemente. Hai ragione. Anche se il lungo sonno gli ha offuscato la memoria, sono certa che un giorno, prima o poi, tornerà da te. Sacerdotessa reale di Hyrule, che cosa hai intenzione di fare adesso? Quest'arma, la spada suprema, mi ha aperto gli occhi. Sento che c'è ancora qualcosa. Qualcosa che io posso fare. Sei diventata forte, sacerdotessa. Grande albero Deku, ti prego. Quando lui verrà qui, potresti riferirgli le mie parole. Perché io... No, ascolta. Le parole che hai in serbo per lui non dovrebbero forse germogliare dalle tue labbra? Che dolcezza. Sì. Però poi fai la tsundere. Prima hai fatto la tsundere. Me la lasciavi appoggiata lì era meglio. Che spettacolo. Così si rigenera, no? Alla prossima, no? Stupendo. Grazie, Chandra. Uno stupendo dono di fine serata. Grazie di cuore. Ciò che hai appena visto accadde proprio qui 100 anni fa. Quando la spada fu separata da te, fu la sacerdotessa reale di Hyrule a portarla qui alle mie radici, dove è rimasta al sicuro fino a oggi. Quella fanciulla continua a lottare nel castello di Hyrule stagione dopo stagione. La sua forza è la fiducia nel tuo ritorno. Grazie, Zaza. Grazie di cuore. Il suo bel sorriso. Quanto vorrei rivederlo fiorire sul suo volto. Ok. Wow. La leggendaria spada che esorcizza il male. La sua lama splendente. Nella sua lama splendente alberga un potere sacro capace di respingere la calamità.
si lascia brandire solo da un vero eroe. E con la stessa rotazione a 360 gradi della telecamera, anche se qui un pochino più scattosa per le tante cose a schermo, ragazzi, alla prossima. Lanciala alle rane? Intendete la spada sacra? La leggendaria spada suprema? Per del bellissimo pollame. Ok, allora io vi do la buonanotte, grazie di essere stati qui, grazie di tutto, vi adoro, grazie. So come finire la live, sogni d'oro, sarà una cosa divertente. Ci rivediamo lunedì per la prossima parte di questo Varior Nox Semper Fi. Grazie della compagnia fino a quest'ora, ragazzi, siete stati meravigliosi. Spero vi sia piaciuto. Buon riposo!